Ciao a tutti, oggi vi propongo un pane leggero, croccante, che si prepara in giornata, in sole 6 ore. Vediamo di seguito come procedere. Metto il lievito di birra in una terrina ampia, ci aggiungo un cucchiaino di miele, oppure lo zucchero, e mescolo bene facendolo sciogliere. Ci verso metà dell'acqua, leggermente tiepida oppure a temperatura ambiente, e do una mescolata veloce. Aggiungo la semola di grano duro e gli faccio assorbire l'acqua. Poi finisco di versare tutta l'acqua, sempre mescolando. Metto la farina a zero e poi il sale. Impasto prima col cucchiaio e quando il composto si sarà compattato, lavoro il tutto per un minuto con le mani. Trasferisco l'impasto in un contenitore unto con dell'olio di oliva. Lo copro e lo lascio rilassare per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, faccio un giro di pieghe. Mi bagno la mano, tiro l'impasto e lo piego dalla parte opposta. Faccio questa operazione per tutto il perimetro dell'impasto, fino a quando non risulterà tenace. Poi lo copro e lo lascio rilassare per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, ripeto un secondo giro di pieghe con la stessa modalità. Poi ripeto altri 2-3 giri di pieghe, sempre ad intervalli di 20-30 minuti, per un totale di minimo 4 pieghe. Io in questo impasto ne ho fatte 5. Se vuoi preparare il tuo pane con il lievito madre oppure con la pasta di riporto, ti metto i link di riferimento nell'info box sotto il video e nelle schede video. Durante gli intervalli di riposo, l'impasto avrà anche modo di lievitare tra una piega e l'altra e sviluppare l'alveolatura. Ho finito di fare tutte e 5 le pieghe, adesso copro il contenitore e lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume, che avverrà nel giro di un paio d'ore. Puoi tenerlo a temperatura ambiente oppure nel forno spento con la luce accesa. Al raddoppio avvenuto, infarino il piano di lavoro, ci lascio cadere l'impasto con estrema delicatezza e formo il pane. Sollevo un'estremità portandola sul lato opposto, sempre con estrema leggerezza, perché non voglio rovinare l'alveolatura. Ripeto l'operazione fino a formare un bel panetto rotondo e gonfio. Lo giro e lo ruoto leggermente, poi lo infarino sulla superficie. Ora prendo un cestino per il pane e ci metto un foglio di carta forno o, se preferisci, un canovaccio infarinato. Ci adagio il panetto capovolto, con l'apertura rivolta verso l'alto. Lo infarino, lo copro con un canovaccio e lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume, nel forno spento con la luce accesa oppure a temperatura ambiente. Trascorse un paio d'ore, l'impasto ha lievitato, quindi preparo il forno. Lo accendo a 250 gradi e ci metto la pietra refrattaria. Puoi mettere anche una teglia da forno capovolta e porto il forno a temperatura. Ecco che il forno è ben caldo, infarino il pane. Ci adagio la carta forno e lo capovolgo su una pala per pizza. Poi ci pratico dei tagli sulla superficie, profondi perlomeno un centimetro, e lo inforno subito. Faccio scivolare il pane sulla pietra refrattaria e ci metto un pentolino d'acqua per ottenere una crosta più croccante. Faccio cuocere per 15 minuti a 250 gradi.
Trascorsi 15 minuti, tolgo il pentolino d'acqua e abbasso il forno a 200 gradi. Faccio cuocere ancora per 45 minuti o fino alla doratura che desideri. Una volta cotto, lo sistemo per il verso verticale e lo lascio freddare. Il pane è freddo, posso finalmente tagliarlo e guarda che spettacolo! Ha un ottimo profumo, una crosta croccantissima e un'alveolatura leggera. E adesso prova assaggio. Ci metto un filo del mio olio toscano biologico per gustarne tutta la bontà. E che dire, è buonissimo. Mi raccomando, se lo prepari, fammi sapere. Spero che anche questo video ti sia stato utile. Un abbraccio, a presto!